Spogliaci della corruzione dell'uomo vecchio che è in noi e rivestici dell'uomo nuovo. È la preghiera che nella Basilica Vaticana, durante la celebrazione della penitenza, riecheggia nel cuore e nell'anima di chi partecipa, di chi ha scelto di lavare il proprio cuore e di chi ha sentito la carezza del Padre. Papa Francesco non pronuncia l'omelia, ma nelle parole del Vangelo di Marco c'è la direzione. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Davanti ad un confessore, il pontefice si inginocchia per accostarsi, come ogni anno dall'inizio del suo magistero, al sacramento della penitenza e a sua volta confessa per quasi un'ora 7 fedeli, 3 uomini e 4 donne. È una celebrazione segnata dal silenzio e che anticipa l'iniziativa del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione 24 ore per il Signore sul tema «Misericordia, io voglio». Quella del confessionale, aveva detto poco prima il Papa ai partecipanti al corso sul foro interno promosso dalla penitenziaria apostolica ricevuto in Vaticano, è una lunga scuola che dura tutta la vita. Un ministero della riconciliazione fasciato di preghiera sarà riflesso credibile della misericordia di Dio ed eviterà quelle asperezze e incomprensioni che talvolta si potrebbero generare anche nell'incontro sacramentale. Un confessore che prega sa bene di essere lui stesso il primo peccatore e il primo perdonato. Non si può perdonare nel sacramento senza la consapevolezza di essere perdonato prima. E dunque la preghiera è la prima garanzia per evitare ogni atteggiamento di durezza che inutilmente giudica il peccatore e non il peccato. Preghiera per comprendere le ferite altrui e sanarle con l'olio della misericordia. Preghiera per chiedere umiltà, perché il perdono è un dono gratuito di Dio. Il buon confessore, aggiunge Papa Francesco, è un uomo dello spirito e del discernimento, chiamato a fare la volontà del Signore in piena comunione con la Chiesa, della quale è ministro, cioè servo. Il discernimento educa lo sguardo e il cuore, permettendo quella delicatezza d'animo tanto necessaria di fronte a chi ci apre il sacrario della propria coscienza per riceverne luce, pace e misericordia. Il confessionale, prosegue il Papa, è un vero e proprio luogo di evangelizzazione dove si incontra Dio misericordia, dove a volte bisogna riannunciare le verità di fede più basilari, il cherigma, senza il quale la stessa esperienza dell'amore di Dio sarebbe muta, e dove si deve fare un'opera di pronto e intelligente discernimento. Il confessore, infatti, è chiamato quotidianamente a recarsi nelle periferie del male e del peccato. E questa è una brutta periferia, lì. E la sua opera rappresenta un'autentica priorità pastorale. Confessare è priorità pastorale. Per favore, che non ci siano quelli cartelli. Si confessa soltanto lunedì, mercoledì, di tal'ora a tal'ora. Si confessa ogni volta che ti lo chiedono. E se tu stai lì pregando, stai col confessionale aperto, che è il cuore di Dio aperto.